Ehi, ma ciao, come state? Sì, siete di nuovo nella mia cucina. Perché? Svuota la spesa. Dunque, oggi spesina di cose ed sfiziose, curiose che mi servivano, perché qui saltiamo tra zona arancio, arancio scuro, rosso, arancio scuro, arancio. Io devo andare alla Coop e la Coop è fuori comune, quindi non ci vado per una spesina piccola, ma faccio un po' di scorta di quello che mi serve. Certo è che i prodotti tipo carne, pesce poco, verdura e frutta invece li vado a prendere nel comune quando mi serve. Quindi oggi cose sfiziose o cose comunque che mi servono e che non trovo ed è ovviamente nel Conad del mio comune perché è un Conad City. Quindi iniziamo come sempre e iniziamo dalla borsa dei surgelati così poi la metto via dove abbiamo i punti. E la mascherina che devo buttare. Abbiamo preso questi come sempre di Alpli. Ne ho presi 2, 3 e c'è anche il quarto. Philadelphia, sempre comodo. Cos'è la cosa pesante? Scusate. Ecco. Spinaci in foglia surgelati. Questi della Coop non sono affatto male, vi devo dire, 1 kg, 1,19 € ci sta sempre. Poi cos'altro abbiamo? Ah, ecco, dove era finito l'altro, perché erano 4. Due gusti, quindi. Poi ho preso degli yogurt. Ora appoggio un attimo tutto e vi chiedo una cosa. Secondo voi, che yogurt ho preso? Ovviamente i soffio. Ah, ho trovato anche lo scontrino. Soffio, quelli in mousse, quindi quello con bianco con cubetti di cocco, bianco col pistacchio e bianco più brownie al caffè. Allora, posso dirvi sinceramente, quello al pistacchio è il mio preferito, ma non posso vivere di pistacchio anche se lo farei volentieri e quindi ho preso anche quelli. Intanto questo è lo scontrino. Togliamo questa parte finale che è quella del pagamento, punti e codice a barra. Lo scontrino comunque c'è. Ok, andiamo avanti veloci veloci. Dunque, altre cose da frigo o freezer, comunque. Forse ho preso un po' di prosciutto cotto, ma è quello che usiamo di più. Perché questo in questo caso è lo snello della Rovagnati che sarebbe 2,99 €. Ma era in offerta a 1,09 €, quindi l'ho preso. Ho guardato la scadenza, va avanti, ne ho presi 5. E per finire con i surgelati, insomma, la roba da refrigerata, mozzarelle della Granarolo. Due confezioni perché vanno avanti. Le mozzarelle ci stanno sempre. E metti in frigo le cose e ci rivediamo. Ok, allora andiamo avanti con la seconda borsa perché è tutta di cose papposette. No, perché c'erano in offerta i croissant della Bauli a 0,99 ed è solitamente questi li mangiamo volentieri, colazione, merenda, scaldati, non scaldati e quindi ne ho presi due ogni tipo. Cavolo, 0,99 e scadono avanti. Scadono a luglio. Quindi direi che li mangiamo prima. Quindi faccio presto, due al cioccolato, due al di cocca e al di cocca. Ecco, l'unica cosa che era rimasto l'ultimo alle ciliegie, quindi questo alla ciliegia e quindi invece di fare due alla ciliegia perché ne mancava uno, giustamente, ho preso questo alla ciliegia no, scusate, frutti di bosco con i 5 cereali. Non so com'è, però lo proviamo. E intanto li mettiamo qui. Poi andiamo avanti con le cose pappose e dunque, buste per spedire non vi interessano, le ho prese perché ne ho prese anche un altro pacchetto, a dire il vero. Esatto, perché
perché ultimamente sto vendendo alcune cose su Vinted e quindi mi trovo bene. Oltretutto, lo usate Vinted? Se per caso lo usate, vi lascio il mio codice, no, il mio link per vedere che cosa vendo nel caso vi interessa. E quindi mi servono le buste per spedire, anche per avere qualcosa di imbottito, le cosine piccole, perché sto vendendo davvero delle cose a pochi euro, quindi 2, 3, 5 euro massimo. E quindi ok. Poi a questo punto io non so se, perché inizia a pesare un po' questa borsa, io l'appoggio, metto indietro le merendine, appoggio la borsa e vi faccio vedere mano a mano. Allora, al Conad dove vado io non ci sono i biscotti che voglio io, quindi dato che erano anche in offerta li ho preso. Abbracci della Mulino Bianco come sempre, questa è 700 grammi. Pan di stelle della Mulino Bianco, vogliamo parlarne? Questi sono ottimi e questi sono buonissimi. I nascondini sono buonissimi, cioè io anche nel tè caldo, nella tisana, questi sono buonissimi, ma anche da soli. Ho pocciati anche nello yogurt, sono proprio buonissimi in ogni occasione. Poi dopo vediamo un po' cos'altro ho preso. Ah sì, altre buste. Dunque, sì, queste erano, sono delle Coop, ma vado benissimo. Le caramelle e toffee sono dure, oppure le gelée, quelle con lo zucchero, quindi con lo zucchero e quelle, sinceramente mi sono sbagliata. Dovevo prendere tutte e due gelée, queste invece sono toffee, ma sono quelle quindi con di zucchero, le zollette di lo zucchero ce l'hanno. Una agli agrumi e una ai dei frutti assortiti. Ecco. Date le rimborso, una caramella va sempre bene. Poi, sempre di pappe, vi mostro queste qui che io le riesco a trovare solamente alla Coop. Non so se ci sono di altri marchi. La cioccolata senza zucchero. Qui ho preso quella al latte, che poi non è proprio senza zucchero. Però 100 grammi, cioè tutta la barretta, ha uno, no, per porzione, 100 grammi a 7,9 grammi di zucchero. Secondo me il fondente ce n'è ancora meno. Io le trovo solo alla Coop e le prendo perché sì, e le prendo lì quando ci sono. Dunque, altre cose papposeccappose, sì, eccole qui perché erano in offerta ed è a 1,09 euro. Ide Choco Leibins, sono questi qua, insomma, ecco. È sempre al cioccolato al latte. A me piace il cioccolato al latte. Ed se qualcuno in casa non piace il cioccolato al latte, se ne farà una ragione. Ma no, non è vero, lo mangio lo stesso. Poi andiamo alle cose. Eccole qua. Ma dove le ho messe? Ah, sì, qua. Cose per i capelli. Due cosine per i capelli ci stavano. Questa è la Sunsilk One Minute Wow. Morbidi e luminosi. Trattamento intensivo per capelli secchi e spenti. Oh. Scritta gialla su sfondo argentato è fantastico. Ricarica di vabbè, questa è idratante con olio di avocado. Allora, di questa marca, di questo prodotto, proprio il One Minute, che è la maschera da un minuto, me ne avevano mandate due e ho fatto anche la foto su Instagram. E mi sto trovando benissimo. Mi mancavano solo, ho visto che ce n'erano quattro tipi. Mi mancava questa e quella per i capelli ricci. Quella per i capelli ricci no, e allora questa. Poi le fiale della Keramine H anticaduta. Questa ciclo da primavera e autunno sono ottime. Costano 8,90 euro. Questa me la ricordo sempre. 8,90 euro ci fai un ciclo e sono davvero, davvero ottime. Poi a questo punto io vi rimetto in pausa perché devo riliberare il mobile lì per farvi vedere l'ultima borsa, così anche metto via un po' di cose perché non immaginate il macello. Ed eccoci, allora, ultima borsa, risma di carta, e mi serve per la stampante, e poi dopo a questo punto, non mi ricordo neanche io che cosa, ah sì, carote, ehi, un minimo di salute in questa casa ci deve essere, quindi carote, anche perché le faccio, le
in pinzimonio, le mangio così, sono buone anche crude, se no crude tagliate alla julienne con solo un po' d'olio, oppure col limone, a volte anche con la maionese, insomma in tutti i modi. O se no, se vedo che iniziano ad averci un po' di tempo, le taglietto a rodondine, sbollento, lascio raffreddare e caccio in freezer. E sono già pronte solo da scaldare, quindi sono davvero versatili. Poi, succo della Skipper, senza zuccheri aggiunti, che però di zuccheri ne ha, e di zuccheri ne ha 5,5 per 100 ml, cioè non è che non ha zucchero, ce ne ha, ce n'ha forse meno degli altri, ma ce ne ha. Non amo molto l'arancia ed è bionda, veramente io preferisco quella rossa, ma c'era solo quella, non c'è l'arancia rossa alla Coop, cioè, di altre marche sì, soprattutto della loro, ma non l'ho trovata ed c'era Popelmo ed è maracuja, c'era tutto tranne l'arancia rossa. Vabbè, prendiamo quella. Poi concludo con i sughi pronti della Barilla. Sì, sono una da sughi pronti. Io mangio solo i sughi pronti e però mi piacciono. Allora, ragù alla montanara che è buona perché ha sia la carne che dei funghi. Amatriciana, questo è davvero ottimo. Ah, ne ho presi così tanti perché erano in offerta. Poi vediamo cosa ho preso. Un altro alla matriciana, un altro alla montanara, perché lo trovo solo lì oltretutto, e poi credo di averne presi due, ah no, diversi, uno alle olive e uno alla puttanesca. Puttanesca c'ha olive e capperi, mentre questo ha solo le olive, sono buoni. E anche quello della Coop bolognese, che è il ragù classico, oppure alla matriciana, sono buoni, mentre non so se ho detto una cosa giusta. Anche quelli del Conad, bolognese e amatriciana, sono buoni, Conad. Mentre la Coop, bolognese e amatriciana, non mi piacciono, sono dolci e non mi piacciono. E con questo io ho finito il video svuota la spesa. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia. Adesso vado a togliere le scarpe perché una cosa che non sopporto è tenere le scarpe in casa. Mi sono fermata solo qui, però non lo sopporto. Ed è niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!